tutto bene, adesso dobbiamo chiedere sia al banco che all'esterno e all'interno, quindi sono Green Pass in un modo o nell'altro devono averlo e direi che sta andando tutto bene. Bene o male quasi tutti ce l'hanno, quindi non è un grosso problema e direi che si può fare, un po' difficile ma si può fare. Sicuramente molti hanno questo problema, tanti ancora non sono vaccinati, sicuramente molta gente non andrà più né bar né ristorante. Però purtroppo quando ci danno delle disposizioni noi dobbiamo metterle in pratica, ecco. Sta andando bene, i clienti arrivano e ti fanno già vedere il Green Pass, quelli a cui lo chiedi non commentano nulla, lo danno volentieri e secondo me è assolutamente positivo che funzioni così. Per ora no, devo dire di no, non ci sono state contestazioni e nulla di negativo. Poi controllarlo è una perdita di tempo sicuramente, perché ti rallenta molto il lavoro e difatti è una cosa che ti rallenta un po', però è da fare. La gente no, è abbastanza preparata, cioè chi sa le regole quindi viene già pronta con Green Pass, e chi purtroppo è un po' dispettita, nel senso che sono un po' scocciati di questa cosa, cioè chi non accetta questa cosa, ma sappiamo che non è un problema nostro, noi siamo sempre regolari, lo chiediamo a tutti, c'è chi va via arrabbiato e chi non sa determinate regole, come anche noi determinate regole non le sappiamo ancora bene di preciso, del tipo chi viene a prendere la roba da sporto, alcune cose non si sanno ancora bene. Diciamo che è una perdita di tempo, sì, perché stamattino sono io e la mia collega, io che faccio caffetteria, banco e macchina, è una perdita di tempo, perché magari il cliente prende il telefono, sta lì, perde 10 minuti a cercarlo, quindi è una perdita di tempo. Ci vorrebbe più personale, ma ovviamente non ci siamo con i prezzi, con i costi, è un problema. Però queste sono le regole che ci danno.